Quasi Natale, eh? Come state? Non volevo mancare a questo appuntamento. Noi tutte le domeniche intervistiamo qualche personaggio, qualcuno che ha a che fare con la comunicazione, che sia attoriale, insomma, comunque è sempre comunicazione. Adesso vedo se riesco a fare una cosa senza fare dei danni. Sta lì a vedere, eh? Tac, e via ander. E quindi dai, siamo qui, io non so che cosa state facendo, ma so che questo gruppo ormai si è riempito di persone che in qualche maniera vogliono imparare o comunque liberare la propria comunicazione, quindi perché no? Perché non invitare uno fico, intanto perché è fico, ma anche perché la sa, ha studiato tanto e poi oltretutto si è cimentato anche in tante cose che all'inizio non pensava che gli potessero appartenere, come il canto, poi l'ho avuto nelle mani e insomma. E allora ciao a tutti, beh, c'è la mia Franca Borin, che è la donna più veloce da ferma che io conosca, e la Leroy, Lucia Bianco, va bene, Regina, che belle che siete, Katie, Fabrizio, va bene, siete tanti, Monica Tonello, va bene, siete tanti, serata bizzarra questa, eh? Dai, e allora adesso io inviterei subito quest'uomo che io ho anche visto a teatro, non solo nel musical che ha debuttato, ma anche in più commedie, ma in una che mi sta molto a cuore. Ma adesso ce lo facciamo raccontare da lui come ha fatto a imparare a dire la verità quando comunica, visto che fa anche lezione all'università dove insegna comunicazione. Va bene, e andiamo a quest'uomo fico, metà greco e metà no, Nicolas Vaporidis. Guarda, un'introduzione così non me l'hanno mai fatta, quindi io adesso ti chiamo. Amore, te credo. Andiamo in giro per paesi e tu mi introduci in questo modo. E io amore, sono 3.000 qua, E vinco. È vero, wow. Cioè, ti ho presentato come uno che la sa, punto. Beh, quando si dice lui l'abbiamo venduta bene. Adesso devo reggere il gioco. Vediamo se ci credo. Che la so. Ma ci proviamo, è tutto lì. Devi far finta di saperla e loro devono crederci. Se ci credono. Ma no, amore. Loro ormai sono così tanto addestrati a sentir dire la verità che se fosse ben una cagata la rilevano subito. Sono quasi 3.000 e sono qua che fanno la ola. Perché sei amato, Sei amato. Sì. Sei amato. Fico, dicono anche fico, si è fatto crescere la barba. Sì, mi sono fatto crescere la barba perché sono sul set di Fausto Brizzi e quindi ho questo look un po' da così, non lo saprei neanche definire, un po' da uno che da pigro. Pigro che non c'ha voglia di farsi la barba, la lascia crescere perché è impegnato nel fare altro. Giusto. Quando hai preparato il ruolo che hai fatto in Full Monty, il musical al Sistina, hai fatto un lavoro pazzesco su quel personaggio, un lavoro proprio un po' come se ti fossi ricostruito la sua vita prima di arrivare a quell'età lì, no? Ero presente e testimone di questo lavoro, quindi avevo apprezzato tanto. Beh, non solo eri presente testimone, ma sei stata anche la ragione per cui io poi sono riuscito a cantare sul palcoscenico, quindi il percorso, lo strumento sei tu. No, è vero, sì, lo strumento sono io, ma tu l'hai accordato perché io sono arrivato da te che non ero assolutamente in grado. La mia più grande paura era in uno spettacolo dove ci si spoglia completamente nudi, la mia nudità era più nella vocalità, quindi nell'andare a cantare di fronte solitamente a 2.000 persone, il che ci fa molto piacere, però va da sé che di fronte a 2.000 persone o tu sei preparato oppure ti arrivi lì e ti caghi sotto pure se sei preparato, per cui figurati se non lo sei. E la mia più grande soddisfazione è stata quella di essere stato messo nelle condizioni di poter cantare
Ieri abbiamo fatto i conti, 80, 83 date, 83 Mazza. sere, soltanto 80. Dove Abbiamo avevi fatto una comunque una mega. canzone, un'aria importante, Sì, beh, l'unica canzone cantata in un contesto un po' più serioso perché era durante il funerale. Vabbè, tanto non stiamo spoilerando, Full Monty, avranno sicuramente visto il film, qualcuno avrà visto anche il musical e ne hanno fatte diverse versioni. Per cui al mio personaggio, a Malcolm, Marcello, nella versione italiana, la mamma gli muore e lui fuori le canta per la madre. Ecco, io quella canzone, se non fosse stato per te, non sarei stato mai in grado di cantarla. Quella e tante altre. E le tue lezioni me le sono ritrovate perché a distanza di 9 mesi da quando ci hanno interrotto, cioè a marzo di quest'anno, ieri Sì. siamo stati al Sistina a fare una registrazione di due tableau dello spettacolo e io ancora cantavo che era una meraviglia. E mi piace, Amore. sì, non ho mai smesso. Da quel punto di vista mi si è aperto proprio un mondo nuovo. Ora non mi definisco un cantante, non mi definisco neanche un cantante di musical, però ho imparato a gestire una roba che quando poi la fai bene ti dà soddisfazione. E quando canti come una Tanto, tanto cornacchia liberatorio ti cantare. vergogni pure da solo in macchina. Se invece riesci a cantare a tempo, già andando apprendendo l'intonazione e tanta roba, anche in macchina dà le sue soddisfazioni. Vedi? Piccola Pensa a quelli parentesi. Sì, al semaforo che ti guardano e tu. poi io sono matto perché io faccio con le cuffie, quindi senza la base sotto, lo sento soltanto io, quindi la gente sente soltanto la voce. Figurati. Va Quindi puoi bene, non immaginare. ti perdono per questo. Senti Nicola, tu hai studiato a Londra? Hai fatto una vita proprio dei veri attori, no? Sai che a Londra tutti i camerieri, quando così, quando dicono che lavoro fai? L'attore. E in che ristorante lavori? Sì, Questa è la domanda io. che hanno fatto anche a De Niro, se non sbaglio, no? Ah, non lo so, beh, a me certamente tante volte. Io a Londra più che altro ho fatto il cameriere. Cioè, ho Beh, continuato, no, però poi hai chiaramente. studiato recitazione. Sì, vabbè, però comunque non posso dire di aver esercitato. Beh, è il Era. primo pubblico che si incontra, no? Fare il cameriere si impara tanto. Certamente è un modo di intrattenere, tant'è che mi sono appassionato anche lì e io lo trovo una forma di intrattenimento e ho aperto nel tempo un ristorante a Londra. Proprio perché è Veramente. un. Sì, lo trovo entertainment anche quello, la bellezza magari di intrattenere le persone sia a livello culinario, e noi in quello siamo un'eccellenza, siamo italiani, per cui a Londra è portare qualcosa che sappiamo fare molto bene e poi magari invitarli anche a vedere un film, dove possibilmente ci sono io. Però Tac. sì, vabbè, quella è per fa filotto, però ecco, diciamo che la formula di intrattenere, hai ragione, anche quella di saper vendere quello che tu poi servi a tavola, perché il cameriere sostanzialmente se è bravo ti vende le cose più costose, ti fa mangiare di più, ti fa aprire i vini quelli più importanti, Quelle da cerca di finire. essere, sì, beh, cerca di essere quanto più carino possibile, perché poi lì la mancia, il concetto del gratuity è qualcosa per cui tu ci campi e allora tanto più sei bravo, tanto più ci sai fare, tanto più fai il tuo piccolo show e tanti più soldi questi ti lasciano. E impari in qualche modo a saper stare in scena, perché pure quello è un palcoscenico. Ovunque, la vita tutta è un palcoscenico, bisogna saperci stare in scena, in un modo o nell'altro. E quello è, secondo me, un ottimo inizio per un ragazzo che studia o che ha bisogno di un lavoretto. È un lavoretto che ti permette di avere contatti con molte persone, ti permette di sbloccare anche qualcosa che tu magari a 18-20 anni ancora timidino, impacciatino, e invece lì il passo lo devi fare. Ti ritrovi a Senti, scontrarti anche con con clienti non facilissimi, per cui impari a gestire anche la dimensione di mo mando tutti a cagare, non puoi farlo, devi stare lì buono, ma devi riuscire anche a non lasciare che gli altri oltrepassino la linea. Troppo. certo, captare le energie degli altri per saperle poi trasformare eventualmente, perché gli stronzi Beh, sono cliente, dappertutto, gli apparenti sì, il cliente ha sempre stronzi sono dappertutto. ragione, ma fino a un certo punto. Però tu non devi essere, ti puoi mettere contro, devi essere capace di riportarli sulla retta via, ad un atteggiamento più consono alla situazione, mantenendo un rispetto che si deve ad una persona che sta lì a servirti in quel momento, ma non è il tuo servitore, non è il tuo schiavo, Certo, ti sta servendo in quel momento. al piacere di. Certo. Sì. Senti, Nick, io ti ho visto anche lavorare in teatro
Una cosa che mi è rimasta attaccata al cuore perché mi era piaciuto tanto era Finché giudice non ci separi. Anche a me Ed è rimasta era attaccata al molto cuore. bello, però ce n'era uno molto bello che non mi ricordo il titolo, perdonami, dove il Quale? protagonista eri tu, avevi battuto la testa, non so che cazzo avevi fatto, e ti Ritorno al svegliavi da ricco presente. miliardario e Sì. non sapevi più chi cazzo eri. Sì, quello si chiama Ritorno Cercavi al di presente. ricordare. Ritorno al presente, bellissimo quello, anche lì avevi fatto un lavoro fichissimo. Entrambi di Augusto e Tony Fornari, tra l'altro, amici attori meravigliosi. Augusto, oltre ad essere un attore eccezionale, è anche un grandissimo regista, tant'è che la regia di quei due spettacoli sono state fatte entrambe da Augusto Fornari. E sono stati 3 lunghi anni, quasi 4, perché abbiamo fatto di Ritorno al presente, abbiamo fatto al Golden a Roma un paio di mesi, quindi una stagione, e poi abbiamo fatto anche la tournée l'anno successivo, sia di quello che dello spettacolo che hai visto te, che è Finché giudice non ci separi. Tra l'altro sono fatto pure il film, dove io E non ci come sono, no? non ho partecipato, non ho potuto, Non però c'eri. è stata una bellissima esperienza, sì, entrambi gli spettacoli. Ma il teatro è... Assolutamente. Teatro per un attore, ma ne parlavo l'altro giorno proprio con un mio amico attore, della bellezza, del valore del live. È un'esperienza che sul set non fai, quindi è una forma di, allo stesso tempo, di adrenalina mi sta paura, quindi è quella sensazione meravigliosa per cui tu dici: ok, io mi sento veramente vivo nel momento in cui performo di fronte a n.000 persone, fossero anche, guarda, 20, sono comunque lì. In silenzio religioso e pendono dalle tue labbra, e tu hai quella sorta di attenzione e concentrazione. Responsabilità. Sì, ma entri in una sorta di trance vera, ad un livello certamente meno intenso di quelli a cui si girano gli occhi, ma entri comunque in una sorta di trance, cioè entri in una bolla. Tutto quello che ti succede all'esterno in quel momento tu non lo senti, non lo vedi, sei talmente dentro. Che è una cosa che provi soltanto quando fai questo tipo di lavoro. Al cinema non è così. Al cinema No. No. hai poi dopo un prodotto editato, ma è tutta un'altra roba. Sì, manca l'energia proprio degli umani che sono lì, che credono a quella storia e la stanno vivendo con te, no? Un po' questo. Esattamente, esattamente. Senti, ma Senti. se tu dovessi parlare con delle persone che ti dicono: ma io ho paura a fare i video, non mi piaccio, mi giudico sempre, e, vedi, cin cin, caro, pezzo di Scusate, sì, merda, è beh, un no, po' ma poco. è domenica pure, Scusate, perché cazzo, sono cazzo. le 9 di sera, un bicchiere di vino, non c'è dubbio. Ma È la vostra figurati, è un salute, tra l'altro. piacere. Qua alzano tutti i calici. Ecco, vedi, brava Antonella gente. Martinenghi, che è pazza di te, dice: che bello, Nicolas, sai descrivere le emozioni in un modo carismatico. Ah, porco il cazzo. Grazie. Nicolas, che consigli daresti tu Scusami, la domanda delle a persone? chi? No, ci sono persone che magari sono imprenditori oppure stanno online e quindi devono fare dei video e Sì. hanno il piacere di condividere le loro competenze e darle perché sono utili, però tutte le volte che fanno un video gli gira il culo perché si riguardano, non si trovano veri, sono artefatti, vorrebbero essere diversi, non gli piace la voce. Ma che se deve pensare quando uno deve fare un video e comunicare una cosa agli altri? Beh, è una sensazione molto comune, quella che descrivi tu e che provano sostanzialmente tutti, la provano anche gli attori quando si riguardano immediatamente dopo aver fatto la scena, quando ritorni al monitor che si chiama combo, per i cinematografari, tecnicamente combo, Certo. hai una percezione di quello che hai fatto che inizialmente quasi una percezione sbagliata, perché distorta, perché vedi qualcosa che tu non credevi di aver espresso, quindi fai i conti con quello che tu pensi siano le tue emozioni e come le esprimi. Faccio un esempio pratico: se tu devi esprimere una sensazione di sicurezza in un video e poi ti vai a rivedere e le espressioni che hai fatto, che per te, per tutta la tua vita, sono sempre state le espressioni su cui tu poggiavi l'emozione della sicurezza, pensando di mostrare quella, poi ti vai a rivedere, ti guardi e dici: ma io a me la sensazione di un uomo sicuro non la sto dando, ti cominci a giudicare, è come se perdessi un punto di riferimento fondamentale, perché tu non sei abituato a vederti quando esprimi le emozioni, non sei abituato a vedere come il tuo viso si modifica esprimendo quell'emozione lì, lo guardano gli altri, tu sei convinto che
loro vedano ciò che tu immagini che il tuo viso stia facendo. Poi ti vai a rivedere quando ti registri, e questo capita solitamente anche con i video, quelli fatti amatoriali, non quelli delle feste dove tu ti vai a rivedere dopo un po', quelli dei matrimoni, e la sensazione è sempre quella di oddio, ma non sono io, perché non siamo abituati a vederci. Non siamo abituati a guardare le nostre espressioni, e soprattutto non siamo abituati a vedere parti del nostro corpo che allo specchio non abbiamo la capacità di guardare, perché la nostra visuale è sempre ridotta. Quindi la percezione di riguardarci è sempre: oddio, c'è qualcosa di me che non va. In realtà non è sempre così. Siamo noi che ci giudichiamo. Ecco perché esiste un regista che ci deve giudicare quando facciamo una performance registrata, affinché non sia tu a giudicare il tuo lavoro, ma sia qualcun altro a dirti: è esattamente quello che tu stai cercando di dire. Arriva questo, perché il giudizio che ci metti può portarti ad una tortura, ad una forma quasi di ok, rinuncio. Quindi il mio suggerimento per quelli che approcciano e non hanno un regista, ovviamente, è quello di farlo da soli, e quindi di abituarsi alla propria immagine. E abituarsi alla propria immagine oggi possiamo farlo tutti. Abbiamo tutti un computer con una telecamerina, un telefonino. Allora noi ci si registra per 3 minuti tutti i giorni, per 10 giorni, e in quei 3 minuti, quei 90 secondi di tempo servono a noi per presentarci, immaginando di farlo di fronte ad una situazione X. Lo sto facendo di fronte ad una donna che ho appena incontrato, lo sto facendo di fronte a un datore di lavoro al primo incontro, oppure lo sto facendo a un mio superiore, qualunque cosa sia, inventatevela, mantenete quel tipo di relazione con voi stessi e fate per 3 minuti una presentazione di quello che è, magari anche una presentazione di una tesina, di un tema, di quello che volete, di un progetto, sempre Anche come quella. fare colazione la mattina. Sì, non importa, l'importante è che duri 90 secondi e non dovete cancellare quei video, dovete continuare a farli ogni giorno e riguardarli, abituarvi alla vostra immagine, alle emozioni che trasmettete con le espressioni facciali, e quindi associare l'emozione all'espressione facciale e riconoscerla, o a volte scoprirla nuova, e quindi dire: ah, ok, quindi io quando sono perplesso, preoccupato, faccio di questo. Non lo sapevo, credevo di fare Anche un'altra di cosa. questo. Sì, però mi riguardo e dico: cazzo, io faccio questo. Quindi quando la gente mi guarda, vede questo viso, e questo viso per me è preoccupazione, ma è realmente preoccupazione per gli altri? Lo riescono a capire anche loro, oppure no? A volte succede che noi proviamo rabbia, ma fuori non viene manifestata. Proviamo dolore, pensiamo di provare dolore o dispiacere. Stop. Eccomi, mi Ah, senti ancora? boh. Ah, sono tornato, Sì, adesso scusatemi. sì. Per cui questo video lo dovete riguardare, e poi alla fine di 10 giorni guardate i video insieme, riguardate il primo e guardate l'ultimo, e vedrete la vostra progressione. Questo significa che più lo fate, più riuscite a riconoscere le vostre espressioni, più vi abituate e più migliorate. Questo è l'esercizio, è l'unica cosa, è come suonare uno strumento: tu più lo suoni, più impari a suonarlo, più lo suoni meglio, e più lo Ma fai, e certo. meglio è. Quindi questo è il Sì, è anche concetto. un'abitudine muscolare, emotiva, di suono, è una ricerca, no? Tutte le volte che ti danno un ruolo, Nicolas, che ti danno il copione, ti dicono ci vediamo sul set il 17, ciao a due mani. E tu vedi che sei protagonista all'interno di questa cosa. Ti accontenti di leggere solo il copione o fai qualcos'altro? Ti posso chiedere una cortesia infinita di aspettarmi un secondo, perché ho un problema in Certo, diretta, noi nel intanto senso che cazzeggiamo. ho il delivery qua che mi sta, ecco appunto, quindi un Il secondo solo. delivery, certo, Sì, ma figurati, cena pure con noi. Non ho parole. Non c'è uno normale che io possa coinvolgere all'interno di questa cazzo di trasmissione, di questo appuntamento. Non ho ce n'è risolto, uno scusatevi. normale, ma proprio per questo, ecco perché questo Gavarotti and Friends ha un Eccoci. senso. Buon appetito. Delivery ti ha portato che cosa? Che Eccoci, sono tornato. cosa hai ordinato? Un cheeseburger, un miserabile cheeseburger, quindi ho fatto una cosa veloce. Però ho un Certo. problema col Adesso delivery, che l'operatore invece verrà. di citofonare mi chiamava, ecco perché si interrompeva, perché voleva che io Ah, scendessi. Dunque, buon. Certo. Senti, noi problema non risolto. vorremmo mai che questo cheeseburger come Mac Minchius si raffreddasse.
No, Desideri non ti mangiare con preoccupare. me? Non ti preoccupare, Grazie, buon lo tengo appetito. in caldo quando sarà il tempo suo. Grazie Alfio, perché Alfio dice, perché ho detto non c'è uno normale che io possa ospitare all'interno di questo così momento, e Alfio giustamente mi ha detto, ma se tu non sei normale, come vuoi che arrivino poi le persone? Ecco, Ma se non appunto, sono matti, non li grande vogliamo noi, dai. Alfio. Esatto. Senti, ma tu da piccolo volevi fare proprio l'attore? No, io da Volevi piccolo fare volevo. delinquente, cosa volevi fare? Non avevo grandi sogni da piccolo, non sapevo cosa volessi fare. Sognavo dall'astronauta quando ero molto piccolo, addirittura volevo fare bombolaro. Quindi Bombolaro, romanesco. perdonami. Per il resto d'Italia, il bombolaro è colui che porta le bombole sulla spalla, così, Certo, sì. è Le una bombole del professione gas, mia. no? Quella, sì. No, vabbè, e perché Come no? questo? Perché io quando ero piccolo andavo in vacanza al Circeo, avevo questa villa di famiglia e noi non avevamo il gas, quello che. Beh, metano, quello. No, l'allaccio del gas. Ma veniva questo Certo. tipo e portava le bombole, veniva con la sua petta e si incollava questa bombola qua sulla spalla. E quindi io vedevo questa immagine meravigliosa dentro al cortile, dentro al giardino della villa, questo qui che attraversava il giardino con la bombola, io lo guardavo estasiato e lo seguivo imitandolo con una bottiglia dell'acqua sulla spalla e camminavo Spettacolo. insieme a lui. Che Quindi spettacolo. Secondo me avevo un sogno diverso. no, ma c'era anche l'idea che questo guidava un'ape e poi usciva da lì con l'ape e se ne andava. E quindi Questo ci forse lo andava invidiamo. con la petta 50, sì. Questo ci Eh? andava con la petta 50. Che E meraviglia. io sognavo di Tu insegni. fare questa roba. E com'è andata, Nicolas? Diversamente. Ma Senti. non è detto che io non possa prenderla questa strada Ma pure io, perché, perché? sai, Ma che cazzo vuol dire? Certo. appunto. Però ecco, diciamo che all'epoca avevo questo qui, oppure l'astronauta, ma non sono nato con la grande passione di fare attore, è venuta dopo, è venuta in età adulta. Avevo 19 anni quando ho cominciato a fare teatro seriamente, quindi prima, in tutta onestà, sentivo qualcosa, una forma di disagio fortissima, quindi se quel primo campanello, un disagio esistenziale, una cosa che non trovavo la quadra della mia vita, non sapevo che cosa volessi fare, non sapevo quale fosse la mia strada, però sapevo che avevo qualcosa dentro che volevo raccontare, qualcosa che non aveva a che fare con la scienza, quindi non aveva a che fare con i numeri, non era una cosa empirica, non era una roba di tecnica, era più una roba che io chiamavo umanistica, vabbè, il classico, forse anche quello mi ha influenzato. E allora ho provato a immaginare la forma d'arte a me più vicina ed ero affascinato dalla forma quella istrionica dell'attore, del giullare, dell'interprete, di colui che fa cose diverse ogni volta e quindi non si annoia, anche perché quello è uno dei miei problemi più grossi, mi annoio molto e allora ho bisogno di Lo cambiare so. e l'attore ti permette di fare la stessa cosa pur cambiando ogni volta in ogni film, quella è la sua meravigliosa, diciamo, il gioco e il gioco è quello lì. Sì, ma anche lo stesso testo replicato più volte è sempre nuovo nel momento in cui tu tutte le sere sali, hai sempre quel ruolo lì, ma tutte le sere è una cosa nuova, è diversa, cambia il pubblico, cambia Quello è l'energia, teatro, no? certo, quello è Eh sì. teatro, quella è la sua magia. No, io scusami, è un riferimento un po' in generale nel teatro, sì, perché è il pubblico. E perché tutte le sere hai una disciplina, un rigore, una forma di obbligo tuo verso l'arte che fai, verso il mestiere, quindi notevole. Tu hai solitamente teatri con 1.000-2.000 persone che pagano fino a 60-80 euro per sedersi in platea. Minchia. E tu alle 9 devi andare in scena, che tu voglia o no, e ti porti dietro la giornata, ti porti dietro, non dico la settimana, forse è troppo perché riesci a Magari un scendere, lutto. ti porti dietro la tua vita, ti trascini dietro in scena la vita, così come quelli che entrano in sala se la sono portata perché quella giornata è andata così e quelle vibrazioni, e io credo molto in queste Certo. vibrazioni, in queste energie, tu le senti, le provi e le regali, Certo. ed è uno scambio meraviglioso. E quella è la crescita forse più bella che un artista possa fare. Senza dubbio. Nicolas, quando tu hai fatto il protagonista in notte prima degli esami, eri un cucciolino. Quanti anni avevi? Avevo 24. Cucciolino. Cucciolino, Non ti sei un cagato addosso mischiello. dalla paura, perché era una botta grossa è stata, eh?
Ma girarlo no, perché eravamo tutti inconsapevoli. Per noi era onestamente un film piccolino, modesto nella misura produttiva, un film con attori sconosciuti, era in tutti i modi un film indipendente, un esordio alla regia, era una storia di ragazzi del liceo. Voglio dire, nessuno di noi ci avrebbe scommesso un centesimo all'epoca, non immaginavamo. Speravamo, ce l'auguravamo, certamente, ma nessuno poteva immaginare che sarebbe diventato un'anteprima degli esami, quindi era. E forse è proprio quella leggerezza, no? Che ci ha accompagnato durante le riprese, che ha permesso che la stessa leggerezza e la stessa verità di quel film arrivasse poi al pubblico, perché se fosse stato costruito a tavolino, a parte che è impossibile, ma paradossalmente, mettiamo si potesse costruire a tavolino un progetto di questo tipo. Forse avrebbe perso di quella freschezza, quindi non avevamo ansia, eravamo convinti di fare un piccolo film, poi io personalmente ne avevo già fatti diversi, quindi avevo avuto esperienze di film anche da protagonista e non era cambiato un cazzo, quindi dentro di me non è che credevo che notte prima degli esami potesse anche lontanamente cambiare le sorti della mia carriera. Ho detto vabbè, non c'è riuscito quell'altro, gli altri 3 film, questo è un filmetto di ragazzini, a chi vuoi che freghi. Tac, detto Tac. fatto. Ed è stata invece una bellissima sorpresa. Tuttora lo è, perché poi, sai, è trasversale, un film che di generazione in generazione racconta qualcosa che noi in quel momento non credevamo di riuscire ad incarnare e non immaginavamo. Certamente non di Certo. farlo in questo modo. Però quella leggerezza ha creato la magia con Giorgio Paletti, con Siamo accorti. Cristiano, con tutti quanti. Bellissimo. Beh, a fine anno scolastico viene sempre dato in loop, no? Lo sai, no? Questo non so se tu non Sì. No, guardi la televisione, però. tipo di, però i Senti, film li Nicolas, tu guardo. quando. La guardi? Sì, i film li guardo, magari non notte prima degli esami perché non amo riguardare i miei film, però sì, lo so, lo L'hai vedo, visto lo nel vedo. palinsesto che c'è che lo danno, no? Sì, Sì, ma non è, ma lo sai, danno. ma anche nei social lo vedi con vedi spezzoni dei film, vedi delle frasi, vedi delle meme, vedi dei video, vedi dei post, Sì, vedi tanti ormai. riferimenti a notte prima degli esami. Questa cosa mi fa sinceramente molto piacere, ovviamente. Beh, è A diventata me, a un'icona Fausto, che ormai. l'ho scritto. Beh, sai, è bello Come aver fatto parte di un film che è rimasto così scolpito no? No, ma poi anche nella perché segna memoria veramente un del momento collettivo. importante, no? Degli Beh, adolescenti. sì, lo segna. Per gli italiani sì, per noi sì. Per noi la maturità è un punto Londra gliene importante fotte il della pazzo nostra vita. invece? A Londra? Ma gliene fotte in tutto il resto d'Europa, gliene fotte poco e niente. O meglio, non è visto così, non è quel passaggio come lo affrontiamo noi, quel passaggio che ci permette di diventare degli adulti, no? Perché si fa la maturità intorno ai Certo. 18 anni, finisci il percorso delle scuole più o meno dell'obbligo, anche se quella non lo è, però finisce un ciclo e ti si aprono le porte. Quello che diceva il mio insegnante di storia dell'arte, meraviglioso insegnante, quando lui all'ultimo anno di scuola, negli ultimi 6 mesi, lui ci disse alla domanda che se ne sarà di noi fondamentalmente, lui disse: voi credete che con la maturità voi avete finito? In realtà voi potete finalmente cominciare dopo la maturità, la vostra vita comincia Certo. dopo. Chiaramente Certo. ci sono 18 anni di trascorso, non è che, però io quel messaggio l'ho capito realmente dopo, quando tu non hai più la scuola, l'appuntamento, ti devi scegliere le tue cose, ti scegli il tuo percorso, ti prendi i tuoi rischi e quindi cazzo, il paracadute non c'è più, quindi vai e ti butti ed è meraviglioso perché è l'avventura della vita. Però Certo. ecco, questo sentimento, questo punto di svolta, questo attaccamento alla maturità con l'ansia che ne consegue, è molto italiano Vedi? come tradizione. Bello, però sì, bella. Allora, due domande ti devo fare, una è di Nadia Leroy e l'altra è di Pasquale Abiuso. Nadia Vai. dice: come fai a lasciare a casa i tuoi problemi quando vai in scena? Come fate voi a lasciare a casa i vostri problemi quando andate al lavoro? È la stessa domanda che mi verrebbe da porre a tutti i professionisti, di qualunque professione ovviamente, che devono performare. Vuoi un medico piuttosto che un avvocato che deve difendere un innocente che rischia di prendere 10 anni di galera? Vuoi un poliziotto? Vuoi chiunque.
manager, un imprenditore che ha sulle spalle responsabilità enormi nei confronti della propria impresa e delle aziende che gestisce, eppure anch'esso ha una vita. Voglio dire, sono tutti quanti portatori sani di cazzi, tutti i giorni, perdonate il francesismo, ma devi scindere, No, così ma qua come non è che capiamo le riesce. lingue. Come? Qui capiamo le lingue, tranquilli, con i francesismi. Ah, ok. Dico, devi farlo così come quando poi esci dal personaggio e tu entri nel personaggio. Io credo che, diceva Marlon Brando quando gli chiesero come si fa a fare l'attore come fai tu, e lui rispose che tutti quanti siamo gli attori. Ed è molto vero, lo siamo nella vita, interpretiamo una parte di noi stessi, ma non interpretiamo sempre tutto. Io oggi sono me stesso, in questo preciso momento, ma non sono me stesso che sarò tra 15 minuti. È un altro me stesso, Allora vogliamo è restare con te, vogliamo vedere qual è l'altra parte. sempre la stessa cosa, però Pasquale. è un modo di, porsi. Quindi noi siamo manager la mattina, siamo dei professionisti e poi siamo anche mariti, siamo anche dei figli, siamo anche dei fratelli, siamo anche dei genitori, Dei fidanzati. siamo dei ruoli, siamo dei ruoli diversi che Sei esprimono una parte di noi. innamorato? Sei innamorato in questo periodo? Del cinema, dell'arte, sempre, sì. Ah, che Molto. coglioni, sei innamorato? Va bene, No. passo. Pasquale dice, posso chiedere a Nicolas, cazzo, sono stata una merda io stasera, secondo me. Posso chiedere Dai. a Nicolas un consiglio per una o un giovane che vuole provare una carriera teatrale, cinema? Da dove iniziare? Non lo so, onestamente, mi verrebbe voglia di dire rinuncia, però no, è una stronzata perché se uno ha Nicolas. davvero. No, ma infatti no, quelle Il sono delle battute che fuoco. fanno. Sai che cosa? Sono delle battute che hanno fatto a me. Non a me in realtà, però vecchia guardia, è molto difficile un modo per metterti in guardia, per dirti che certamente è un percorso che richiede tanta pazienza. Questo anche quando poi si ha, chiamiamolo, successo che ti consente di poter avere accesso più facilmente ai progetti, quindi ecco, magari quel tipo di successo lì non è proporzionato alla fama, ma alla possibilità di poter lavorare di più, e anche lì devi avere pazienza. Ma all'inizio ne devi avere proprio tanta, perché è un percorso di provini, devi essere scelto da altre persone, quindi tu ti sbatti in tutti i modi affinché chi ti deve scegliere scelga te, e per farti scegliere devi arrivarci pronto, come tutte le audizioni di qualunque settore, di qualunque paese del mondo, quindi credo trasversalmente il farsi trovare pronto vuol dire prepararsi e quindi. Io credo che l'inizio, che poi è una costante, perché è un continuo aggiornamento, miglioramento, perfezionamento, soprattutto se pensi di avere un talento, lì hai anche la responsabilità. Però il talento da solo ha bisogno di essere affinato, quindi per essere molto competitivo devi migliorarti e quindi forse il punto di partenza è una scuola di teatro che ti permette di avere degli strumenti, un po' di esperienza per affrontare poi i provini, le audizioni. Dove non ti caghi sotto, o meglio sì, ma la sai gestire, perché sei stato Certo. allenato in una palestra che è la scuola di teatro dove ti hanno insegnato ad affrontare le audizioni, le parti, ti hanno corretto e tu hai potuto osare fino a che non ti è stato detto questo sì, questo no. E quindi ti senti certamente nell'ansia più pronto. Quindi Nicola. si inizia da una scuola e si continua con quella. Bene, esaustivo. Nicolas, io so che tu insegni anche all'università, quando hai tempo, quando rientri, quando ti chiedono di fare lezioni di public speaking. Sì, È vero o ho detto una no. stronzata? No, non è detto una stronzata. All'università ho È vero. fatto delle masterclass, ma l'ho fatto più che altro con le banche, con i fondi di investimento, con i manager, con questa tipologia di persone. Anche se io credo che è interessante un po' per tutti, perché, ti ripeto, siamo tutti quanti degli attori, anche nella vita, e quindi è un modo per riuscire a padroneggiare un po' meglio gli strumenti della comunicazione. Il tuo corpo, la Certo. tua voce, le tue intenzioni, a mettere verità in quello che dici e quindi a non farsi più dire non ti ho capito, ma quello che ti possono dire è non ti condivido, ma non ti ho capito, non te lo possono È dire. già buono, certo. È legittimo non Senti, condividere, però è non capirmi ma ti fa girare un po' le scatole. assolutamente, pensi di così accettare di venire a insegnare anche nelle nostre accademie o non mi caghi? Qual è il problema?
se mi paghi, come qua. Amore, Ma certo che ma va bene, no, io con piacere. sofforzo. Anche perché ormai purtroppo quello che facevo era tutto quanto live, ovviamente, no? E in questo momento invece, non essendoci la possibilità di potersi vedere, diventa una comunicazione alternativa che però prima credevo fosse un limite, nel senso dico, cazzo, non potendoci incontrare non si può fare quel tipo di lavoro che a me piacerebbe fare, che è quello di mostrare realmente come si parla in team working piuttosto che in una conversazione a due. Non si può fare ora per via del Covid, però ho visto poi attraverso questo strumento un'ulteriore chiave di lettura, nel senso che anche questo adesso diventerà uno strumento Lo di è già. incontro di... Sì, lo è, ma lo manterremo per un bel po' di tempo, quindi anche questo qui paradossalmente è più vicino a quell'altra forma che faccio, che è quella del cinema rispetto al teatro, però è un modo per poter forse migliorare la propria comunicazione durante un meeting fatto su Zoom, durante un'assemblea fatta su Zoom, durante tutti i colloqui di lavoro che ormai si fanno attraverso appunto le piattaforme di streaming. E Certo. quindi anche Ah, questo molto potrebbe bene. essere un altro modo di, no, cercare di migliorare le tecniche della comunicazione Comunque attraverso lo strumento. voglio dirti che tu hai detto sì, qual è il problema? Vengo se mi paghi, hai detto. Che pezzo di merda, perché adesso loro ci credono. È chiaro che i docenti vengono Adesso pagati, io ti ho però. passato la palla adesso, per cui se loro non mi vedranno è la colpa tua. Io ho espresso la mia volontà invece di esserci. Vedi? Hai capito? Sono circondata, non ho parole più. Avete capito perché adesso costerà di più l'Academy? Perché entra come docente Vaporidis. Bene, questa te la concedo, touché. Questa è giusta. Colpa mia. Allora, volevo dire un altro fatto che qua ti fanno delle domande. Come Emanuela Casoni, che la sa, Nicolas, come fai a stare sempre in quello che fai, anche quando hai dei pensieri, preoccupazioni per la testa? Beh, questa è un po', richiama la domanda della Leroy, della nostra Leroy Marlène, Leroy, di Un po' Nadia. la stessa risposta, Eh sì, quella di infatti, si vede che non l'aveva sentita. ma forse Poi anche prenderle quelle abbiamo... emozioni e utilizzarle a tuo favore. Bravo, che bella questa. Nel Molto senso, bella. da attore, lo spiego se no sembro oscio, invece non è così. Eh Da attore, mettiamo il caso che tu abbia passato una giornata in cui, ecco, tutto ti è andato storto, Saturno è stato contro per 12 ore da quando ti sei svegliato e quindi tu arrivi in scena con un'energia certamente negativa, molto negativa, diciamo che sei molto incazzato e non ti è concesso esserlo perché il personaggio richiede altro, ma c'è in un momento del percorso di quel personaggio all'interno della pièce, dello spettacolo, una finestra, io lo chiamo così, dove tu puoi far uscire quell'emozione che ti sei conservato per tutta la giornata, o meglio, la puoi raccontare in modo molto più vero. E il pubblico penserà che quello è il personaggio che è molto dentro, è molto incazzato, ma quell'incazzatura è la tua. E tu lo hai espresso attraverso quella maschera, quindi a utilizzare Hai le detto la emozioni, verità. certo che l'hai detta, molto vera quella sera. Di contro, quando invece sei super felice, non riesci ad essere così incazzato o triste o dispiaciuto, o depresso o sconvolto, dipende dalle sensazioni, tanto più sono estreme, tanto più è difficile, allo stesso tempo è anche eccezionale quando tu riesci a nutrirla perché la provi tu, ma non sempre la provi, non sempre sei disperato. Non sempre sei arrabbiato e furioso, a volte ti capita di essere tranquillo, rilassato e molto felice, e ti si chiede di essere invece tutt'altro in scena. E tu devi cercare di riempirle quelle emozioni con parte di quello che provi durante la giornata. Questo ti costringe ad essere più ricettivo, a riconoscere quello che provi e dire: ok, lo metto qua, lo metto da qualche parte, lo tengo dentro. Ed è un modo per scoprirsi e possibilmente, diciamo, ci si augura, scoprendosi, uno si possa anche migliorare e controllare un po' di più le cose, incazzarsi un po' meno, Certo. intristirsi un po' meno e saperle dominare, magari utilizzarle e non dire: ok, sto provando, ho buttato una giornata perché ero nervoso, ero arrabbiato. Magari quella rabbia può diventare una forma di carburante per altre cose. Molto bello questo. Senti, c'è una signora un po' bizzarra che si chiama Silla Simonini. Una signora Dice... meravigliosa che
bello. Cosa dice Silla? Silla dice: intanto ti ama, lo sappiamo tutti, sti cazzi. Io lei tanto. Molte aziende, anche dopo la pandemia, manterranno per molti ruoli possibili lo smart working. Eh sì, ormai bisogna comunicare, fare riunioni, motivare il team. Porca troia, ormai sta telecamera deve diventare un braccio, una mano, ragazzi, una roba che vi appartiene da sempre. È vero, Diventerà. cioè bisogna adattarsi a questa forma di cambiamento che per alcuni è anche una forma, sai, un po' dico ostile, ma certamente ostica, per cui diventa un non mi piace, ma devo riuscire a trovare un modo per entrarci dentro e farla diventare funzionale allo scopo, quindi devo saperla utilizzare al meglio possibile. E qui non si tratta di fare chissà che. Non ci si chiede di diventare tutti dei Martin Scorsese o dei Leonardo DiCaprio dell'interpretazione, però conoscere lo strumento, alcuni piccoli accorgimenti che sono davvero delle sciocchezze, che magari sono cose che uno non ci aveva pensato e ci sarebbe arrivato comunque, solo che ci mette magari 100 tentativi e invece con noi potrebbe, con alcuni accorgimenti giusti, arrivarci al secondo tentativo. E quindi essere più performante, più pronto, più pratico e certamente più efficiente, oltre che efficace nella comunicazione, con meno tempo. Perché poi siamo tutti quanti siamo tutti abbastanza intelligenti. L'essere umano riesce smanettando a capire, tanto più fai, tanto più impari. Per Certo. cui il risparmio qui sta nel cercare di andare meno a tentoni, di riuscire ad Certo. avere un indirizzo che ti faccia innanzitutto perdere molto meno tempo e soprattutto non ti instilli quella brutta cosa che è la voglia di resistere, di dire no, io non sono capace, no, io non ci riesco, allora non fa per me, allora fanculo e manderò le lettere scritte così a penna. No, no, ce la possiamo fare tutti, nel senso tirar fuori la nostra parte più vera. Quella più sincera, e non vuol dire essere noi stessi come se fossimo degli amici, ma essere reali, veri, sempre veri, essere creduti, non condivisi, ma creduti. È E lì legittimo non scatta lo condividere. scazzi. Lì, Non condivisi, ok, scazzi, però lì non è un creduti, problema certo. nostro ciò che dici, il problema è riuscire a metterti in una condizione di poter dire quello che devi dire nel modo più giusto, cioè di non sentirti dire guarda, io non ho capito. No. Le intenzioni e ciò che si dice deve essere molto chiaro, poi è legittimo appunto prendere la propria posizione, però almeno uno è chiaro e questo vale per tutto, vale anche nei rapporti di amicizia, vale anche nei rapporti umani, nel senso se uno quello che dice lo dice allineando corpo, voce, intenzioni, il nostro interlocutore avrà capito più facilmente, non potrà generare dei fraintendimenti per cui no, devo rispiegartelo, mandarti un WhatsApp, no. No, 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 no. Senti, due cose. La prima è Dori che dice: un consiglio, non rispondere, perché qualcuno ha già risposto per te. Un consiglio, quando perdi la pazienza, come mantenere la calma? E la buona, sempre la signora Bizzarra, scrive Silla, Nicolas sa gestire le sue emozioni, ho avuto modo di constatarlo dal vivo. Questi sono Silla è casi vostri. un'amica, no, Molto vabbè, anche probabilmente perché ha Silla assistito a sembra qualcosa. Silla è una grande amica, una persona che oltre a una persona a cui voglio molto bene, è una persona che stimo tantissimo, per cui è anche una confidente. Stimandola, Silla di me sa un sacco di cose e quindi giustamente conosce il mio modo di a volte di reagire o comportarmi in situazioni in cui a lei ho raccontato quello che mi era successo, poi insieme magari siamo stati in un contesto di pubblico di fronte a persone, e pur avendo a lei confidato quello che mi era successo un'ora prima di essere lì, ho fatto quello che dovevo fare, come ci si chiede in fondo, perché questo ci si chiede, non possiamo dire non l'ho fatto per queste ragioni, sottotitoli non ce li mettono nella vita, non c'è la parentesi aperta dove purtroppo sono così perché mi girano tanto i coglioni, chiusa parentesi, no, la gente non lo sa, non è come al liceo dove tu dici al professore, sa, non ho studiato perché ieri ho avuto questo impiccio, non gliene frega niente a nessuno. Che tu abbia studiato un minuto, che tu abbia studiato tutta la notte, una settimana intera, quello a cui interessa al resto del mondo, non è certo il tuo dramma, quello non gliene frega una minchia a nessuno, ma è quello che tu fai quando ti si è chiesto, quando ti si chiede di fare ciò per cui sei stato chiamato, in quel Certo. momento o nella vita o nell'universo tutto. Quindi
il dramma alla gente non interessa, anzi, infastidisce, giustamente, perché non siamo tutti legittimati a rovesciare i fatti nostri, i nostri problemi, agli altri, soprattutto quando siamo chiamati a lavorare. Quindi devi dimenticartelo, questo anche per tornare alla domanda che mi fanno, come fai a farlo? Lo Certo, fai, lo fanno tutti. assolutamente sì. E lo devi fare Certo. anche nel mio mestiere. Senti, Nicolas, noi ci sentiamo molto in colpa per il fatto che Delivery ti ha portato un panino che tu mangerai freddo. E Tu allora preoccupati, lo io metto in non conto, solo anche penso, questo. un pezzo di merda, e non solo ti lascerei libero di andare, e così io saluto tutti, e tanto ti vedranno in Academy perché hai detto che verrai a insegnare da noi. Molto volentieri, sì. Combinazione, noi queste cose le registriamo, quindi poi le mandiamo ancora, quindi c'è la testimonianza del fatto. Non Ho avevi fatto una diretta bisogno, lo anche con sai. Gilda Simoni. Eh? Non avevi bisogno, lo sai, no? Lo Lo sai so, che amore, ci lo so tengo, che sei poi sei una un fratellino, lo grande so. amica anche tu. Come Amore, faccio a grazie. Ho dirti sentito no? che hai parlato solo di Silla e non ero sicura. Sì, Devo sono di Silla. dire, quella cicciona di merda che ha fatto con me la diretta 2 domeniche fa e abbiamo cominciato, sai, della serie, lo racconto tanto loro l'hanno già vista, e della serie, buonasera dottoressa Simonini, grazie per essere qui. E lei mi ha subito detto, lei ha le competenze per intervistarmi? Abbiamo fatto la 9. Peccato non averla vista, quella mi dovevi avvertire, me la sarei gustata proprio. Anche perché io ho avuto il piacere di Registrata vedervi dentro al live. Gavarotti in Firenze, mettiti dentro al Gavarotti in Firenze e fatti 2 risate. Ah, ma guarda. Alfio Bucaro dice: Bravo, Nicolas, mi basterebbe essere me stesso. Comunque, tanti messaggi che poi magari te li girerò tu. Entra dentro al Gavarotti in Firenze, giù da Porco, così noi ti buttiamo dentro e tu ti vai a vedere a parte. Ok, Lei che continua a volentieri. dire: Tu sei meno amica, sono più amica io, va bene, puttanate, dice. E, sei un bravo attore, Nicolas, sei un bravo attore e stai dicendo la verità, ma sai di... Ah, cazzo, Nicolas, sei un bravo attore, ma stai dicendo la verità, dice Regine. Ma minchia, come no? Attore, non è che recitare vuol dire fingere, recitare l'etimologia vuol dire dire più volte la stessa cosa. L'attore dice la verità, se no... Se è intesa in questo modo, sì, è come dici tu. Se invece forse il riferimento è stai dicendo la verità o ci stai riempiendo di balle, no, non ne vedo la ragione, nel senso non sono pagato in questo caso per raccontarvi cazzate, per cui Solo quando lo pagano, dice delle solo quando mi cagate perché è il pagano. ruolo. Allora... Però ecco, no, non, in quel caso no, non sto né nell'uno né nell'altro caso raccontando cose non vere. All'attore è richiesto di esprimere la verità. Magari un esempio un po' più L'emozione. pratico. Certo, se ecco, ti fosse chiesto, come è stato fatto a me, di interpretare un ruolo dove sei un gay e tu non sei gay e devi baciare Ok. il tuo partner in quel momento, tu Che non già puoi te stava sul baciarlo. cazzo, diciamocelo tra me e te, che nessuno ci No, sente. Già purtroppo te perché stava invece era un sul amico mio. E quindi ancora peggio, perché in quel caso, non so, in un film era Primo Reggiani, quindi sai, c'era anche la componente di amicizia, mi viene da cazzo. Ah! ridere. Certo, pensi, oddio, ma che la componente adesso siamo amici, quindi diventa quasi, la butti sul cazzeggio, diventa poco credibile. E invece no, anche lui, da grande professionista, qual è il rapporto diventa dove tu devi essere credibile, deve esserci verità, tu che guardi, devi credere che il personaggio abbia davvero voglia. Provi davvero desiderio nel baciare quell'uomo e non lo faccia con l'espressione quasi dello scemo disgustato che vabbè te lo devo dare, te lo do, tappandoti il naso. Non è così. È lì la verità della recitazione: riuscire ad essere credibili lasciando intendere che non è pretending to be, come dicono gli inglesi, cioè pretendere di essere qualcuno, ma to be someone, è diventare Solo essere. qualcuno. Se tu non diventi quel qualcuno, sei uno che pretende di essere qualcun altro. E lo sgami quando uno pretende di essere rispetto a qualcuno che è. Quando è, non ti chiedi se ci credi o no, ci stai credendo. Nel momento in cui ci credi, lui è. Se ti chiedi è vero quello che dice o è vero quello che fa, che non è un dubbio legittimo che scatta alle persone normali quando arriva uno e ci promette mari e monti. È proprio credo a quello che sta facendo, credo a quello che mi sta dicendo, è un istinto vero e proprio.
Se quella roba te la chiedi, vuol dire che chi ti sta parlando, o quello che sta dicendo, o quello che sta facendo, non è credibile. E quindi in qualche modo tu percepisci che c'è manca di verità. Le sue intenzioni non sono raccontate dal corpo, il corpo ti dice altro, mentre la sua voce ti sta dicendo fidati di me perché io sono una persona per bene, il suo corpo sta facendo altre cose. E quindi tu non capisci. Regine ti ringrazia e dice che era solo una provocazione. Non te l'ha Una fatto domanda, una domanda di provocazione. ho Va bene, colto la io palla. ti. Ma sai, capito? Al vaporì di rialzi le palle non ne fa cadere una, veloce anche lui, fermo, Io ti voglio bene. Anche Perché poi io, comunque amica tu sei mia, una persona bella, tanto. sei bello davvero, sei timido, Tu però pure. quando poi. Tu pure, oltre ad essere una meravigliosa cantante, insegnante di canto, per cui al di là di tutto, se volete provare l'emozione di cantare, cazzo, di cantare che quando sei in macchina, canti, accendi la radio, parte una canzone e tu la canti pure bene. Beh, non devi per forza performare in teatro, operante, devi imparare a cantare. No, Devi, infatti, fate puoi canzoni, farlo cantate, anche per il cantate, dove proprio. li mandate? È Cantate, liberatorio, cantate. meraviglioso, ti insegna a È respirare, a vero. parlare, la voce esce da qua. Ah, yes! Yes! E Ricordo. quindi dicevo, ti stimo tanto e ti voglio bene Anch'io, e ormai grazie. non so come dirti, ma Ci vediamo insegnerai allora. nelle accademie, Ci vedremo presto, dico. Anche con eh? Yes! loro, io adesso non, magari loro Assolutamente non lo sì, sanno, sono ma io vedo solo tantissimi. te, quindi io non so cosa E scrivono, anch'io quanti io vedo i sono. commenti di fianco Io invece non vedo nulla, non e leggo neanche un commento, però dove ti ecco. ringraziano. Nico De Crescenzo ti bacia e ti abbraccia. Grande Nico, Sente che anche c'è il lui è disagio. un altro artista meraviglioso, Nico De Crescenzo. Sì, infatti, secondo me è il prossimo che butto dentro, perché mi piacerebbe proprio che raccontasse un po' di robe belle anche lui. Stefania Forte, insomma, tutti. Vai pure a prendere il delivery mentre io parlo No, e quindi scusami. grazie, Giuda Porco, grazie. C'è un cane, io ho un cagnolino, un C'è un cucciolo di cane, hai un cane corso che cagnolino tu? stava davanti Tu alla hai un finestra. Ora cane? faccio. Sì, la vuoi vedere? Non ci Da credi? quando? Sì, È beh, mi da manca il 2 mesi. cane. Si Ah, chiama ecco Gina. appunto una cosa nuova. È un cane Gina? corso. Allora, sì, allora stava davanti alla finestra e quando fa così è perché ha bisogno di uscire per le sue cose. Non dalla finestra però. No, ma aspetta. Cioè, ma nel terrazzo, non è che dalla finestra si butta di Oh, sotto. certo. Allora, voglio salutare Gina e ringraziarti per essere stati con noi. Hai È un piacere. un sacco di commenti belli dove ti salutano e ti abbracciano e insomma, ti hanno apprezzato tantissimo e ti vogliono Grazie ragazzi, bene. anche io, In mi fa molto Accademia piacere. ve lo incontrerete e perché ormai l'ha detto molto bene. Sì, con Ti do dei. piacere. Quindi aspetto un tuo invito, adesso Abbiamo sempre detto che aspetto sarebbe te. successo e finalmente succederà. Grazie Nicolas, Bene, buona cena. buona domenica a tutti quanti. Ciao, Grazie. ciao Baci, Silvia, baci baci, grandi. baci. Grazie Nicolas. Spettacolo, spettacolo Nicolas, che conosco da tanto tempo. Allora io vi lascerei andare perché voglio condividerla con voi questa cosa qua. 5 minuti prima che partisse questa diretta, questa intervista con Nicolas, è mancato mio padre. E io sono a Torino, era comunque una cosa che aspettavamo, era insomma, qualche giorno che aspettavamo che accadesse questa roba qua, ormai era la fine, però mio padre ancora una volta ha voluto stupirmi e prima, 5 minuti, proprio 5 minuti prima, è arrivata la telefonata, quindi adesso vado a fare quello che devo. Vi abbraccio, vi bacio e ci vediamo presto. La prossima domenica sicuramente. Baci a tutti, grazie.